cambiamo decisamente argomento con il secondo ospite della giornata, Giovanni Russo, buongiorno. Buongiorno a te Martino, buongiorno agli ascoltatori. Vogliamo parlare con te della presentazione che ci sarà a Praia Mare mercoledì al Museo Comunale del tuo libro L'eredità dello sguardo, viaggiatori francofoni nella Calabria del Settecento e dell'Ottocento. Un libro molto particolare, un saggio molto particolare, perché parliamo dei grandi visitatori della Calabria. Calabria che ricordiamo tra il Settecento e l'Ottocento era un po' come Atlantide, cioè era sconosciuta, era una terra mitica quasi. Sì, non parliamo soltanto dei grandi, parliamo oltre che dei grandi, parliamo principalmente dei meno grandi, di quelle persone che hanno viaggiato la Calabria quasi in incognita. Persone che sono stati costretti a venirci, soprattutto se consideri nel periodo dell'armata francese, no? Dal 1806 al 1814, 15, 16, c'è una marea di persone che arrivano qui, potrei dire obtorto collo, per cui non hanno un impatto, come dire, idilliaco, non pensano di trovare chissà quale grande terra, quali bellezze naturalistiche, immaginano invece di finire quasi in quella che ancora gli inglesi chiamavano fino agli inizi dell'Ottocento la terra incognita of modern Europe, dell'Europa moderna, una terra abbandonata che di fatti era abbandonata. In quell'epoca di sicuro la Calabria ancora, possiamo dire, non aveva nulla, era sconosciuta ai più. E che cosa hanno trovato infatti questi viaggiatori? Intanto hanno fatto fatica ad arrivarci, perché la famosa Reggio Napoli, o Napoli-Reggio nel caso dei francesi, era una strada che si fermava a Lago Negro. Dopo Lago Negro, quindi non raggiungeva neanche la Calabria. Dopo Lago Negro c'era una serie di sentieri, di praterie in mezzo alla quale alle quali un tempo passava la famosa Popilia o via Annia, ma non c'era più nulla e facevano fatica anche soltanto ad arrivarci. Consideriamo che se una terra che non ha strade per poter essere raggiunta, probabilmente non ha neanche servizi sufficienti al proprio interno, cioè, per capirci, un hotel lo si poteva trovare a Reggio perché vi si arrivava tramite mare, ma a Cosenza o nei territori interni, o immaginatevi tutti i paesi percorsi da Castrovillari, Morano, Altomonte, non avevano disponibilità assolutamente di servizi di questo genere. Quindi la gente, anche i viaggiatori, erano in qualche modo obbligati a soggiornare in abitazioni private. Addirittura. E in stalle anche. Esatto, però fa la differenza, perché è l'osservazione di persone che vivono un contesto sociale, entrando nelle case delle persone, che possono raccontare le condizioni della gente nelle abitazioni, quindi all'interno anche dei nuclei familiari e di quella che era la vita vera della Calabria dell'epoca. Però dobbiamo anche dire che molti di questi poi sono rimasti affascinati. Anche. Affascinatissimo. Uno di questi, forse uno dei più significativi, almeno per me, è uno svizzero, francese naturalmente di lingua, che viene dalla Basilea, sì. Zurigo, veramente da Zurigo. Ed è Didier, Charles Didier. Charles Didier è un
un descrittore ineffabile dei nostri, della nostra terra, e lui arriva addirittura con dei pregiudizi, ma vuole comunque affrontare questo viaggio. E dice, tra l'altro, quando parte, prima ancora di avventurarsi appunto in mezzo alle lande desolate o abitate della Calabria, dice che Calabria è una parola nefasta, dice che incute terrore anche a Napoli, cioè non solo da noi in Francia, ma anche a Napoli. I napoletani pensano che la Calabria sia una terra, la sola parola Calabria sia nefasta. E a Napoli, dice, addirittura terrorizza più che altrove, perché per i napoletani parlare di calabresi in fondo non è altro che parlare di briganti. Questa, quindi facevano gli scongiuri magari. Esatto. Dire. Poi invece scriverà delle cose bellissime a conclusione del suo viaggio, che lascio, come dire, a chi vuole. Beh, certo. Esatto, la possibilità di leggerlo, perché è veramente l'apoteosi, la descrizione, il trionfo delle caratteristiche, oltre che delle bellezze della Calabria, è descritte proprio da una grande penna, quale quella di André Chenier, di Charles Didier. Ecco, un po' perché ce ne sono tanti. Ci mancherebbe. È stata una ricerca anche faticosa questa, no Giovanni? Sì, molto, molto. Ecco. È cominciata negli anni Ottanta, per caso, perché in Biblioteca Nazionale a Firenze mi sono imbattuto in alcune descrizioni di paesaggi e ho visto che si trattava per l'appunto di autori poco conosciuti, anzi diciamo sconosciuti, perché fino a che Rubettino non ha cominciato a pubblicare le traduzioni di brani di questi viaggi dei più importanti viaggiatori, nessuno ne sapeva l'esistenza. Certo. Solo un certo Atanasio Mozzillo, che aveva scritto un libro molto bello dal titolo Viaggiatori stranieri nel sud, il quale accentua, per tornare al concetto che si è detto prima di Napoli, di cosa pensano a Napoli della Calabria. Lui fa risalire questi pregiudizi proprio al dissidio che esisteva tra la capitale, che era appunto Napoli, e le province, cioè tra Napoli e il delle dell'Eterno. Vogliamo ricordare l'appuntamento quindi mercoledì, anzi lancia tu stesso un invito ai nostri radioascoltatori. No, molto semplicemente aggiungere soltanto a quello che hai detto tu, e lo ripeto così lo facciamo, lo sottolineiamo, alle 17 presso il Museo Comunale di Praia a Mare, con una presentazione, io farò da testimone o eventualmente chiamato risponderò, una presentazione fatta dai professori Esposito e Majorana. Sì. Sarò anche molto felice finalmente di poter incontrare.